Mister, le palle ferme sono la nostra tragedia sotto certi aspetti. Comunque la partita era stata iniziata bene, col giusto piglio, eccetera. Poi lo strapotere degli avversari e qualche disattenzione. Ma dalla panchina ho visto secondo me, i primi 20 minuti eravamo partiti bene. Si era subito notato, insomma, che giocavi contro una squadra, perché bisogna premetterlo, no? Contro una squadra sicuramente forte. Però dopo è chiaro che quando su due episodi gli permette a questa squadra qui di andare sul 2-0, dopo diventa veramente difficile. Abbiamo provato a riaprirle in qualche maniera, avendo due o tre occasioni per andare sul 3-1, ma diciamo la partita dopo il 2-0 era diventata veramente in salita. Adesso non bisogna mollare, bisogna ricaricare le batterie, perché ci sono tante altre partite importanti. Ma come ho detto ai ragazzi, fine della partita, non eravamo tra virgolette fenomeni, o pensavamo di essere usciti con la vittoria di domenica scorsa, usciti da una situazione con la partita di domenica scorsa a Sassomarconi, e non sei da buttare via, oppure adesso siamo tutti da buttare via dopo una partita come quella di oggi. Dobbiamo essere bravi a metabolizzarla subito e preparare al meglio la partita di Livorno di domenica, che è importante. Mister Esposito, una vittoria che rilancia il Prato decisamente verso la lotta allo scudetto. Abbiamo fatto una partita buona, molto buona, abbiamo dato una prova di forza, ne avevamo bisogno, abbiamo avuto un momento transitorio nel campionato. Siamo partiti con due attaccanti che abbiamo cambiato perché per un motivo o per un altro avrebbero dovuto dare qualcosa in più e non sono riusciti a farlo, quindi cambiando due attaccanti abbiamo perso, tra Covid e qualcos'altro, dei giocatori chiave. Difensivamente parlando, abbiamo perso un po' di certezze, siamo andati un po' in difficoltà e adesso li abbiamo ritrovati, abbiamo cambiato gli attaccanti, abbiamo ritrovato due vecchini terribili che fanno parte della nostra famiglia, che avevamo perso anche loro per gli infortuni, e quindi siamo tornati a un organico che può dare queste prove di forza. Oggi non c'è stata partita. Infatti siete specialisti nel calcio da fermo, avete sfruttato benissimo tutte le occasioni. Sì, però la squadra ha avuto un piglio nel primo tempo importante, ha alzato il baricentro, ha creato, certo abbiamo utilizzato anche il rientro di Giovanni Tomi, che anche lui era stato fuori, che calcia benissimo le palle attive, siamo pericolosi con i due vecchini, con Cellini e Tavano, che non scopro io. No, la squadra però è stata aggressiva, ha alzato il baricentro, ha comandato il gioco, ha concesso niente o quasi alla Marignanese, quindi non c'è niente di male nell'ammettere che c'è stata una superiorità manifesta. Quindi un ritorno suo in Romagna positivo? È sempre una terra importante, è nata mia figlia a Cesena, quindi per me è sempre un ricordo, che è sempre una terra che non mi è indifferente. In bocca al lupo e speriamo che riesca a vincere questa battaglia estremamente importante, perché il lotto o il novero è abbastanza agguerrito. Sì, ma nelle agguerrite ci siamo anche noi, quindi con serenità, con calma, con lavoro, con tanti valori giocheremo questo campionato, sperando che si possa, non come l'altro anno, finire in anticipo. In bocca al lupo. In bocca al lupo anche a voi.